La recensione del nuovo MacBook Air 2020 era lì, scritta sul mio desktop, ma poi è uscito il MacBook Pro 13, non il 14. E l'opinione che avevo di questo MacBook Air è cambiata nuovamente, io sono ancora più confuso da questa lineup di portatili Apple. Ora ve ne parlo un po' meglio. Il MacBook Air è nato nel 2008, oltre 12 anni fa. In quegli anni tutto era diverso. I portatili che si vedevano in giro erano dei grossi plasticoni brutti e pesanti. Ogni tanto riguardo ancora a quel momento così iconico quando Steve Jobs è salito sul palco e ha mostrato al mondo quello che era davvero un prodotto nuovo, un qualcosa di mai visto prima, il cosiddetto Ultrabook. Da allora tutto è cambiato e forse non c'è più spazio per un portatile del genere. La forza del modello originale stava nel peso ridotto. Per gli standard di quei tempi era un prodotto incredibilmente leggero, compatto e con quel profilo sottile che diventava sempre più fine nel bordo inferiore. Il MacBook Air 2020 abbraccia ancora quelle idee, ma ora tutti i portatili sono degli ultrabook. Tutti sono fini e leggeri e molti hanno anche delle cornici più ridotte rispetto a questo Air. Insomma, non ha più il fascino di un tempo. Anche perché se lo andiamo a confrontare con il Pro 13 cambia davvero pochissimo per quanto riguarda le dimensioni. Anzi, il nuovo MacBook Air è addirittura più grosso del MacBook Pro da 13. L'Air 1,61 cm e il Pro 1,56 cm. L'Air è leggermente più leggero, 1,29 kg contro 1,40 kg del Pro. Ma come sappiamo anche questo dato non è così tanto incredibile, ci sono altri portatili Windows che riescono a fare di meglio, ad esempio Dell XPS 13 pesa soltanto 1,20 kg. Vi dico tutte queste cose perché dobbiamo capire che il MacBook Air non è più il portatile più leggero, fine e sottile sul mercato, è semplicemente uno dei tanti. Nonostante questo ci tengo però a precisare che si tratta di un prodotto fantastico dal punto di vista costruttivo. È realizzato interamente in alluminio ed è solidissimo, non flette, non scricchiola e non si piega neanche applicando molta forza. Da questo punto di vista è realizzato in maniera eccellente. Come da tradizione Apple i pesi sono ben bilanciati e si può aprire con una mano. Vediamo così il display da 13.3 pollici, che visivamente è un pannello e appare molto simile a quello presente sul Pro. Ma qui la luminosità massima si può spingere fino a 400 nits. Attenzione, anche questo è un dato ottimo, ma non da record come i 500 nits ottenuti dai modelli Pro. Una cosa che però è difficile da apprendere da una scheda tecnica è quanto questo schermo sia poco riflettente. C'è un ottimo trattamento del vetro e i riflessi che si creano non danno particolarmente fastidio. La cosa che però maggiormente apprezzo è la risoluzione, 2560x1600, si tratta di un 16 decimi, che secondo me è la risoluzione corretta per un portatile da 13 pollici. Le altre aziende che producono portatili così piccoli solitamente offrono due varianti, una con un display Full HD e una con un display 4K. Il Full HD, il 1080, non è sufficiente per gli standard attuali, ma un 4K è eccessivo, non vi serve, non fa altro che aumentare i consumi senza ottenere un concreto vantaggio tangibile su una diagonale così piccola. Il 1440p, o in questo caso dell'Air il 1600p, sono il giusto compromesso tra consumi e definizione. In questo MacBook Air sono cambiate principalmente due cose. Una è la tastiera, che vediamo tra pochissimo, e l'altra è la piattaforma hardware, perché si passa alla decima generazione dei processori Intel. Attenzione però, i processori che troviamo qua dentro non sono gli stessi di altri notebook, perché questi sono quelli con un TDP basso, quelli che dovrebbero scaldare e consumare un pochettino di meno. L'Air viene venduto nel modello base con una CPU i3 dual core, ma per fortuna con solo i 50 euro si può fare un upgrade all'i5 quad core e noi abbiamo scelto di testare questa versione perché sicuramente sarà quella più acquistata. Lo scorso anno avevo provato il vecchio MacBook Air e non mi era piaciuto, era troppo lento con una CPU sempre dual core, anche nelle operazioni basilari si aveva un sistema che non era adeguato. Con questo nuovo modello e con l'i5 quad core mi sono trovato benissimo. È veloce in tutte le operazioni, anche con Chrome che sappiamo essere uno dei programmi più avidi di risorse. Il taglio di memoria base invece è con 8 GB DDR4 per la RAM e 256 di storage interno. Per fortuna sparisce il 128 che era totalmente sottodimensionato per le esigenze attuali, però comunque non si può espandere dopo aver acquistato il portatile.
Con il passaggio al modello con i5 si ha un upgrade anche per quanto riguarda la scheda grafica, ma ovviamente rimane un portatile con il quale non si può giocare. Io però ho voluto forzare un po' la mano e ho testato i programmi di editing e video Final Cut, che si è comportato inaspettatamente bene. Io per lavorare uso tutti i giorni un MacBook da 15 pollici con i7 di ottava generazione e GPU AMD RX 560. Ovviamente è una macchina molto più potente, ma volevo vedere se con il MacBook Air si potesse lavorare su progetti un po' più complessi. La risposta è nì, dipende. Attenzione però, perché con Final Cut abbiamo una funzionalità molto particolare, ovvero il rendering in background. Quando andiamo a montare un video, quando ad esempio importiamo delle clip nella timeline e ci spostiamo su un'altra applicazione o semplicemente lasciamo il mouse, Final Cut va a renderizzare automaticamente il video per poi offrirci dei tempi di esportazione finali del progetto, del video finale, più brevi. Questa è una killer feature che io adoro con Final Cut, ma che va disattivata quando si vanno a confrontare due macchine così tanto diverse. Ve lo specifico perché è una cosa che molto spesso viene data per scontata, dobbiamo fare un po' di attenzione e ho visto online un po' di test che sono scorretti. Comunque, passiamo ai risultati perché il MacBook Air con un filmato 1080 con color correction da 10 minuti riesce a esportarlo in 6 minuti 50 contro i 2:40 del MacBook Pro da 15. È un risultato piuttosto buono perché si riesce a esportare in meno tempo di quanto la clip dura realmente, ma salendo un pochettino si incontrano un po' di difficoltà. La macchina inizia a rallentare quando si passa al 4K, sempre 10 minuti con color, si esporta in 6:50 con il MacBook Pro da 15 e in 23 minuti con l'Air. Poi il colpo finale, la recensione dell'iPhone SE pubblicata qualche giorno fa, un progetto complessissimo, 4K, 14 minuti con tante clip, tante animazioni, e con il Pro 15 l'ho esportato in 10 minuti e mezzo, mentre con l'Air ci sono voluti addirittura 40 minuti. Lo so, tutti questi test sono un po' assurdi con una macchina del genere, ma li ho fatti per dimostrare una cosa. La CPU inserita qua dentro è molto potente, in alcuni scenari riesce a offrire prestazioni simili a un Pro 13. Il problema è che qui c'è uno stranissimo sistema di raffreddamento. Quindi è veloce nel breve periodo, ma in operazioni ad alta intensità per un tempo prolungato, scalda e non riesce a mantenere quelle frequenze così elevate. L'i5 che troviamo qua dentro è il 1030NG7, una CPU di progettazione Intel fatta per avere un TDP di 10 W ed essere fanless, quindi avere un raffreddamento senza ventole. Apple invece ha voluto spingere il wattaggio davvero tanto nei primissimi secondi e con questo incremento dei consumi si scalda un po' di più e allora è stata inserita una piccola ventolina per raffreddare il tutto. Il problema non è il fatto che Apple ha voluto spingere così tanto, ma che questa ventolina è semplicemente una ventola di sistema. Il calore della CPU non viene spostato tramite delle heat pipe. La ventola semplicemente gira, l'aria si muove un pochettino all'interno della scocca e stop. Difatti il PC scalda davvero tanto, con una semplice navigazione su Edge con un paio di schede aperte si sta tranquillamente sui 50-60 gradi. Quando si guarda ad esempio un video su YouTube si toccano i 70-75 gradi e poi il colpo finale con un rendering di Final Cut si hanno i 95-100 gradi continuamente. Tutte queste cose ovviamente sono finezze da recensore perché lo so benissimo che questo MacBook verrà acquistato dalle masse e la maggior parte delle persone che andrà a fare delle operazioni comuni non si accorgerà minimamente di queste problematiche. Però comunque sono da segnalare e mi dispiace perché la CPU inserita è molto potente e magari con un sistema di raffreddamento diverso sarebbe stata una macchina perfetta. Ma veniamo alle cose più basilari, quelle che la maggior parte delle persone farà con questo portatile, e vi parlo quindi della scrittura, perché so che state aspettando che vi parli di questa nuova tastiera, ma si tratta della stessa identica che troviamo sul MacBook da 16. Quindi sparisce il vecchio movimento a farfalla e ora abbiamo il più classico a forbice, quindi abbiamo dei tasti un po' più alti, con una bella corsa e soprattutto sono molto stabili. Devo essere sincero, quando ho visto per la prima volta che tante persone si lamentavano delle vecchie tastiere dei MacBook, ci ho creduto poco, perché con la mia macchina non avevo assolutamente nessun problema, era perfetta sul MacBook Pro 15, ma nel giro di un paio di settimane si sono rotti alcuni tasti, semplicemente non riesco più a scrivere correttamente, ho dovuto comprare una tastiera esterna e credo che dovrò mandare il mio portatile in garanzia. Quindi ben venga questa nuova tastiera, brava Apple che hai ascoltato i tuoi utenti, è un ritorno al passato, ma comunque ci sta.
Per quanto riguarda invece la visione di contenuti multimediali, è ottimo perché c'è un sistema di casse molto potente, volume alto, non distorce mai, è ricco di bassi e da un portatile di queste dimensioni davvero è una cosa che non ti aspetti. Le restanti componenti rimangono invariate, il touchpad è bello largo, super fluido e non c'è stata ancora nessuna controparte Windows che sia riuscito a eguagliarlo. È una cosa che anche questa sentite dire tantissime volte, ma davvero provatelo per capire la differenza. Ci sono sempre due porte Thunderbolt 3 e purtroppo sono sullo stesso lato e quindi sono un po' scomode quando devo andare a collegare dei cavi sul lato destro. Per quanto riguarda invece la batteria, varia tanto dall'utilizzo che ne fate, perché con un utilizzo misto con navigazione, documenti Word o gestione di mail, sono riuscito a fare 7 ore e mezza con lo schermo al 50%. Siamo giunti alla fine e passiamo al capitolo prezzi per tirare un po' le conclusioni finali. Il MacBook Air 2020 viene venduto di listino per il modello base con il 3 a 1.229 euro e fanno di questo il portatile Apple più economico. Tante persone però faranno l'upgrade con 50 euro in più alla variante con i5 e quindi si avrà a 1279 euro un quad core con 8 GB di memoria RAM DDR4 e 256 di storage interno. Come sempre, aumentare la memoria non è possibile dopo aver acquistato la macchina, lo dovete fare in fase di configurazione e i prezzi sono davvero esagerati. Davvero, ormai questi prezzi per aumentare semplicemente il taglio di memoria disponibile non sono più giustificabili perché le memorie NVMe con queste velocità ormai si trovano davvero a pochissimo. Io sono combattuto perché da un certo punto di vista il nuovo MacBook Air 2020 mi piace perché ci sono le CPU di decima generazione, delle RAM DDR4 e in generale anche dal punto di vista estetico è una macchina piuttosto gradevole, ma mi dispiace che ci sia un sistema di raffreddamento così strano che ti impedisca di spingerlo un po' di più quando serve. Per tutte quelle persone che però non hanno queste necessità ma hanno bisogno di questo sistema operativo macOS, allora è la macchina perfetta. Se invece volete sfruttare un po' di più le prestazioni, guardate i Pro 13 che hanno un sistema di raffreddamento più concreto, altrimenti guardate tutte le altre macchine di portatili Windows perché ci sono delle alternative davvero molto valide. Comunque, questo era tutto per la recensione del nuovo MacBook Air 2020. Come sempre vi invito a lasciare un like e un commento. Ciao a tutti da Lorenzo.